andare. Vada un attimo, qui così va bene. Sono gli eterni nemici del popolo tedesco e devono essere sterminati nell'occasione per tutti gli ebrei su cui possiamo mettere le mani in questo tempo di guerra. Devono essere ammazzati. Sono predavano, picchiavano la gente e poi li sudici. Tu hai il radio microfono. Della rassegna Ragazzi in Gamba si apre con un invito, anzi direi un grido alla pace, un grido che è stato aggiustato, perfezionato, percorso nuovamente in tutti i particolari, direi quasi messo a nuovo. A circa un mese di distanza da quando io l'ho visto a Strambino, questo lavoro mi dimostra che è stata fatta una grande opera di perfezionamento, di aggiustamento, di cura dei minimi particolari. Per tutto questo, un applauso. Il tuo nome? Daphne. Dimmi. Sicuramente non siamo stati indifferenti, perché se siamo riusciti a medesimarci nella parte vuol dire che qualcosa dentro abbiamo sentito, se no non saremmo riusciti a creare il lavoro che abbiamo fatto. Senti, qual è la tua esperienza personale? In che cosa ti ha arricchito questa esperienza? Ma soprattutto la mia persona a livello di cultura, ho saputo delle cose in più che magari prima non sapevo. E poi comunque questa è stata un'esperienza nuova, perché è stato il primo vero spettacolo che io ho fatto, dove sono riuscita ad interpretare comunque dei personaggi bene, in modo completo, con dei compagni con cui abbiamo condiviso un grande viaggio insieme, una grande esperienza. Insieme. Che non ci sia da aggiungere, grazie. Grazie, e tra le richieste di Lini c'è anche questa scuola, il più comprensivo Cassaregna. Grazie veramente. E ora voi sapete che nella nostra rassegna una parte fondamentale, indispensabile, è costituita proprio dal pubblico. C'è un regista che era presente e che ha detto: ho imparato molto. Mi si sono aperti nuovi orizzonti e quindi io credo che questo possa venire anche a voi vedendo il proseguo degli spettacoli. Grazie. Grazie anche al professore, perché questo spettacolo è una cosa che non abbiamo sufficientemente sottolineato, è la ricchezza della tecnologia che è stata messa a disposizione. E grazie a questo professore, perché se non ci fossero state le luci, le immagini, i suoni, le rievocazioni, avrebbe perso il 70% della sua validità. Questo professore è il responsabile di tutto questo. Grazie, grazie a tutti voi. E anche lui, i due aiuti tecnici.
grazie a tutti quelli che stiamo facendo un ringraziamento. Ringraziamo l'anti di Settimo, la città di Settimo, che ci ha permesso di poter fare questa che è la nostra sesta rappresentazione in un anno, quindi siamo molto contenti per questo, ma soprattutto sono molto contento, come anche i miei allievi, di vedere tanti miei allievi presenti qui in sala. Spero di essere piaciuto a voi le critiche.